quanto riguarda questo splendido posto c'è da dire una cosa molto interessante, perché Puglio Chiuso è stato il primo complesso turistico costruito sul Gargano tra la fine degli anni 50 e inizi 60. Quindi grazie a questo splendido posto abbiamo iniziato a fare turismo sul Gargano, che sono quasi 60 anni che si fa turismo sul Gargano. Grazie a questo bellissimo posto è anche la Pestici Notte Cusmai, è stato costruito come Puglio Chiuso negli anni 50 e inizi 60. Adesso do la parola al comandante Tomaso, che pretende di dire qualcosa di molto interessante riguardo questo splendido posto, Puglio Chiuso. Do la parola a mio fratello. Ragazzi, siamo arrivati nella famosissima baia di Puglio Chiuso. La voce è uguale. Questa splendida spiaggetta viene chiamata Caletta dei Delfini perché si dice che storicamente in determinati periodi dell'anno i delfini dal largo arrivano qua vicino alla costa a sistemarsi in questo punto, forse perché trovano delle condizioni a loro congeniali. Caletta dei Delfini. Allora, riguardo questa famosa baia di Puglio Chiuso, questa era la baia, diciamo, più importante del Gargano, perché è una baia storica. Questa baia è stato costruito il primo complesso turistico sul Gargano, fine anni 50. È stata costruita la prima struttura.